ad Incontriamoci da Andrea, la seconda puntata di questo salotto virtuale che vede come ospite oggi il chitarrista e compositore Massimo Scatolin. Eccolo, il grande Massimo Scatolin, sono molto felice di vederti, come stai? Altrettanto, veramente felice. Bene, grazie. Bene. Esperienza di lockdown che ci cambierà, beh, insomma, magari non tanto. Magari non tanto, ed è proprio da qui che volevo partire. Infatti vedo la nostra, intanto vedo Elisa e che scrive evviva, ci siamo. E io volevo proprio partire con questo, che così magari discutiamo qualche minuto anche di una banalità, ma non così banale. Cioè, come hai vissuto il lockdown? È stato lungo, fra l'altro, evviva anche riguardo al fatto che da lunedì, come sappiamo tutti, in qualche maniera riprenderemo a vivere. Quindi, diciamo, ci sarà... Almeno le cene tra amici potremo farle. Perché... Assolutamente, ma apriranno anche i ristoranti e so anche i parrucchieri, quindi, quindi avremo anche la possibilità di rimettersi a posto il capello lungo che abbiamo un po' tutti. Non vi racconto come faccio ogni mattina, comunque è meglio lasciar perdere, parliamo di altre cose. Assolutamente. Ma allora, com'è stata per te questo, com'è stato questo periodo? Come l'hai vissuto e se per te è stato produttivo oppure è stato un momento più complicato, più difficile? Come l'hai vissuto? Allora, io fortunatamente sono arrivato proprio il giorno del lockdown. E volevo anche sapere di questo. Ecco. Anche perché poi ci collegheremo a un'altra cosa. Avevo per fortunatamente concluso tutti i concerti della mia tournée australiana, per cui era tutto andato liscio. E nell'aria si sentiva già, quando ero di là in Australia, si sentiva, ma guardate che in Italia succede questo. Io no, non so, vedremo. Io dentro di me pensavo, io ho tanti sogni nel cassetto che ho lasciato lì dentro, e dicevo sempre, prima o poi bisogna che li riprenda, bisogna che faccia, che realizzi questo progetto, ma ci vuole troppo tempo e ogni volta bisogna preparare il concerto nuovo, poi avevo sempre paura di sbagliare tutte le note e allora cerchiamo di sbagliare il meno possibile. Il meno possibile, sempre. Sì, insomma, a volte un errore rende anche un pezzo più interessante. È vero. Rompe la monotonia. Allora, assolutamente, se siamo convinti di quello che facciamo, ci sta sempre. Ho aperto questo cassetto e la prima cosa in cui mi sono imbattuto era un vecchio desiderio di ridurre il famoso concerto di Aranjuez, che è per chitarra e orchestra, completa, con fiati, di ridurlo per chitarra ed archi, quindi di fare un organico più piccolo e di poter quindi girare, di poter eseguire il concerto di Aranjuez solo con una quindicina di elementi, cosa che finora non era possibile fare. Ci ho lavorato tantissimo, quindi ho ricopiato la partitura, ho analizzato tutte le parti ovviamente degli strumenti a fiato e ho cercato di equilibrare con gli archi, che gli archi sono uno strumento incredibile, ben usato. Io non sono un compositore, non so, però qualcosa ho imparato. Beh, insomma, qui potrei in qualche maniera contraddirti, perché sei compositore, hai scritto tantissime cose anche molto belle, però devo dire che sulle trascrizioni sei davvero molto bravo. Infatti, quando suoniamo insieme, ci avvaliamo del tuo talento in questo, che devo dire che abbiamo fatto delle bellissime cose nei due album che abbiamo anche inciso insieme, no? È vero. Però devo dire che, diciamo, la riduzione è di un'opera così importante. Allora, per i non chitarristi, diciamo, è un'opera, diciamo, l'opera per, diciamo, per eccellenza per noi chitarristi, anche sia per il livello virtuosistico, sia anche per la bellezza. Poi è diventato famoso, diciamo, nel mondo come concerto di un compositore, Joaquín Rodrigo, spagnolo, che poi ci ha fatto un po' tutti sognare molto onirico, soprattutto il secondo tempo, no, Massimo? E devo Certo. dire, è un'operazione comunque difficile da fare. Non Ne è sei facile. stato soddisfatto? Certo, perché Rodrigo usava
i fiati veramente in modo magistrale. E quindi torno ad agganciarmi a quello che ho detto prima: gli archi comunque sono uno strumento molto duttile e possiamo adattarlo a seconda delle tessiture, violini, primi, violini, secondi, viole e violoncelli, possiamo in qualche modo aggregare le parti degli strumenti a fiato, e io credo che il risultato, appena me ce lo lasceranno fare, il risultato dovrebbe essere... Questa è una cosa di cui parliamo dopo, sì, assolutamente. Beh, sicuramente... che dovevo realizzare, per esempio, tu sai che era moda tanti anni fa, ma anche un po' adesso, suonare quei concerti di Vivaldi. Certo. E però, in realtà, alla fine, si pensava fossero per liuto, ma non sono neanche per liuto, sono per mandolino lombardo. Per mandolino, certo. Allora, infatti, su certi passaggi non hanno assolutamente nulla a che vedere con la tecnica. Interrompo, scusati Massimo, perché oggi voglio anche interagire un po' di più. Pier dice: probabilmente uno degli incipit, se si dice così in musica, più emozionante della storia della musica. Ovviamente si riferisce al secondo tempo del concerto dell'Aranjuez. Quindi possiamo essere assolutamente, condividere questo pensiero, no? Sai, viene in un momento di grande disperazione, nasce in un momento di grande disperazione da parte dell'autore. Sappiamo che aveva perso il suo primogenito. E questo tema così drammatico, in realtà, nella disgrazia, in realtà ha come sublimato con la musica, e poi è diventato probabilmente uno dei pezzi più suonati nel Novecento, perché è stato trascritto in mille maniere il tema del concerto. Questo, hanno fatto canzonette, hanno fatto Miles Davis l'ha portato nel tournée, assolutamente. Tutti, nei film, quanti film ci sono? C'è una canzone anche di Fabrizio De André, per dire, se tu pensi al terzo tempo, questo allegro gentile, in cui lui cerca un po' di descrivere, lui cieco, di descrivere le emozioni dei giardini della Reggia di Aranjuez, appunto, cambia completamente il carattere. Ma se osserviamo, alla fine dell'adagio, in tonalità di si minore, adesso non voglio annoiare quelli che ci ascoltano con cose tecniche, però diciamo che la tonalità e il tema è drammatico, la tonalità è si minore, ma alla fine lui termina il concerto, l'adagio, in si maggiore. Devo dire che anche l'opposto fa scrivere delle cose molto belle, no? La felicità, certo. Quindi magari anche, certo, diciamo, sono due poli che trasmettono delle sensazioni. E questo lo troviamo anche diverse nel concerto di Aranjuez. Sì. Perché se tu pensi al terzo tempo, questo allegro gentile, in cui lui cerca un po' di descrivere, lui cieco, di descrivere le emozioni dei giardini della Reggia di Aranjuez, appunto, cambia completamente il carattere. Ma se osserviamo, alla fine dell'adagio, in tonalità di si minore, adesso non voglio annoiare quelli che ci ascoltano con cose tecniche, però diciamo che la tonalità e il tema è drammatico, la tonalità è si minore, ma alla fine lui termina il concerto, l'adagio, in si maggiore, che la tonalità maggiore per l'immaginario collettivo, forse, no? Ma anche la religione cattolica significa la Trinità, quindi anche una forma di accettazione del dolore, e poi si passa all'ultimo movimento pensando ad altro, pensando ai profumi e ai suoni che vengono da questi meravigliosi giardini. Tornando a Vivaldi, ho fatto una vivaldiana, ho messo i temi, li ho spostati, ho spostato le tonalità e tutto, li ho adattati per violino, chitarra e archi. Una vivaldiana di circa 20 minuti, così, una cosa, un divertimento.
Sono fra l'altro operazioni che hai già fatto e abbiamo anche suonato insieme con il tango, per esempio, e anche con la musica spagnola, del resto, no? Sono È cose vero, è vero. che fanno parte ormai di un tuo stile, devo dire, un po' caratteristico, che questa è anche è una bella cosa. Ma senti, io volevo anche chiederti un'altra cosa, ma ritornando al giorno in cui tu sei tornato, ma ti aspettavi quindi che ci fosse una situazione così grave? Perché tu sei tornato, cos'era, metà L'11 marzo? marzo. Eh sì, Allora, l'11 marzo sei tornato, quindi sì, sono proprio tornato. Sì. Quando hanno annunciato il lockdown. ma Anzi, sì. dall'altra, in Australia, dove fra l'altro poi vorrei anche, diciamo uno scoop, noi abbiamo un caro amico bloccato poi in Australia dall'inizio del lockdown, quindi Sì. dopo. Sì, il nostro caro amico Sergio De Pieri, che sarebbe dovuto tornare il 1° di maggio, no, un po' più avanti perché aveva dei concerti e si è trovato con il lockdown e con i concerti annullati e senza voli di Apro rientro. Per cui parentesi, ogni tanto adesso. scusami se ti interrompo, Massimo, ma salutiamovi quando interagiscono i nostri amici. Salutiamo Laura Martini che ci dà un saluto. Certo. E quindi dicevi, Sergio, quindi resta lì fino, fra l'altro, non so, adesso hanno iniziato un po' ad aprire, però non si sa Hanno esattamente perché cominciato ad c'è il aprire, problema però della sai, dopo quando quarantena. arrivi qui devi stare in quarantena, È quindi bisogna certo. aspettare che tolgano questa situazione della quarantena, se no pazienza, partirà lo stesso a un certo momento e si farà la quarantena. E Certo, tanto ma sappiamo quindi la la tua tua. quarantena, come si svolgerà, sappiamo, traffico Sì, anche là, questo lo piombato, sappiamo. risotti Per chi e non lo prosciutto. conosce, diciamo che Sergio, fra l'altro, a parte che Sergio De Pieri è un grande organista, insomma, per chi non lo conosce, che ha ricevuto anche innumerevoli premi, insomma, se vuoi citarne uno per tutti, no, Massimo? Sì, ma ha avuto riconoscimenti nazionali, internazionali, persino anche tu stesso nel tuo festival, ricordo che hai dato il Music Room Award, ma ha preso poi anche, è stato nominato dalla Regina d'Inghilterra, quindi è stato nominato Sir, quindi insomma. Direi che insomma, una persona che ha avuto un certo tipo di carriera. Però la Sì. cosa interessante, al di là sono tutte persone straordinarie, naturalmente, che fortunatamente abbiamo il piacere di conoscere, però la cosa interessante è che lui ha un fratello che è un famosissimo cuoco che sta in Australia da sempre. È diventato molto famoso per delle trasmissioni televisive e quant'altro, soprattutto per i suoi ristoranti di grande pregio. E Sergio ha ereditato questa cosa straordinaria perché cucina benissimo, ragazzi. Io non so se Infatti, potremmo è proprio una fare. malattia di famiglia. Elisa dice una persona eccezionale, insomma, qualcuno lo conosce e sa, insomma, che è una Sì. persona Sì. sicuramente di grandissimo valore umano e oltre che professionale, che quello, vabbè, Infatti, è infatti. scontato. Ma quello che volevo chiedere, concludendo e ritornando Sì. all'inizio, ma la tua sensazione di quando sei tornato, qual era? Perché tu eri da 2, 3 mesi, 4 mesi, no, in Australia. Allora, ero di là. Ma allora, praticamente è stato così. Già nell'aereo, stranamente, gli aerei sono tutti pieni. Da Melbourne a Dubai non era pieno, c'erano diversi, non molti, ma c'erano diversi posti liberi. E già questo mi aveva fatto un po' pensare. Quindi, tra l'altro, anch'io ero distanziato abbastanza. Poi a Venezia, ci hanno messo in fila tutti. E io non immaginavo una cosa del genere. Proprio immagina cos'è, un 777, gli aerei 787, guidamenti molto grande, pieno, e tutti in fila indiana. E poi sono venuti a dire: mi raccomando, 1 metro di distanza l'uno dall'altro. E ci hanno fatto l'analisi e vedevo che fermavano delle persone, forse perché dovevano ricontrollare la temperatura, eccetera. E a me hanno detto: ricordo, no, l'hai a posto, può andare. E poi ho dovuto compilare la mia prima, come si chiama, Certificazione. autocertificazione, tra l'altro, quella è stata la prima, e poi niente, per strada poi non c'era praticamente nessuno, c'è una cosa impressionante, cioè, sembrava di essere arrivati proprio nel posto dei sopravvissuti,
È stato incredibile per tutti, sì. Sì, certo. E poi ci siamo dovuti tutti adattare. Comunque, ripeto, il cassetto che ho aperto ha prodotto tante altre cose, poi, per cui questo sono soddisfatto. Certo, a me piace frequentare gli amici. Quante volte ci trovavamo anche con te. Adesso purtroppo spero che dalla settimana ventura sarà ancora possibile. Senti, ma sicuramente da lunedì poi riprenderemo a vedersi con le cautele del caso, ma riprenderemo tutti quanti a rivederci, a ricreare un po' il sociale che amiamo un po' tutti noi, È soprattutto noi che quello che siamo manca. musicisti. È quello che manca perché anche venendo al momento attuale, è inutile fare concerti poi in streaming, fare in diretta un concerto. Attenzione, blochiamoci, anzi adesso Certo, no, per le carità. do anche del lei, maestro Scatolin, Mi perché lei dia. sta toccando un tema topico di cui volevo parlare questa sera e vorrei fare una premessa. Allora, innanzitutto a me dispiace anche vedere nel mondo, soprattutto nel mondo social, tutta una serie di persone che evidentemente hanno la verità su argomenti e argomentazioni. Di cui magari non sono così esperti. Quindi volevo innanzitutto lanciare un messaggio nei social, naturalmente sto parlando non a casa con la famiglia, con amici, eccetera, ma nei social sarebbe opportuno parlare degli argomenti di cui sappiamo che abbiamo studiato, di cui siamo competenti e lasciamo stare e apro una parentesi e la chiudo. Già su argomenti specifici che sappiamo trattare perché li abbiamo studiati, è facile dire anche qualche cazzata, possiamo dirlo, no? Ogni Sì, tanto. sì, sì. Figuriamoci di quello che non sappiamo. Quindi tutte queste persone che hanno questa verità dalla fisica Sono quantistica depositari di tutte le verità. alla gastronomia, hanno la verità in tasca, diciamo. Cerchiamo di moderare questa cosa. Poi devo dire un'altra cosa a sostegno di questo. Non è che il popolo dei social, di cui facciamo un po' tutti parte, sia un popolo deficiente. C'è una piccola parte che magari fa qualche commento di troppo. Tutti gli altri, come noi, magari che stanno in silenzio, osserviamo e magari ogni tanto scuotendo la testa e aspettando che passi quel momento. Devo dire, a parte questa premessa, che tu hai toccato un argomento molto importante. Allora, noi abbiamo visto in questi 2 mesi musicisti suonare nei davanzali, in bagno, in camera da letto, in streaming, live, un giorno sì e l'altro anche. La mia domanda, la mia provocazione che ti lancio, anzi che le lancio, maestro Scatolin, perché in questa domanda le devo dare del lei, perché non so dove andremo a parare con questa domanda. Ma secondo lei ha fatto più male o ha fatto bene la musica? Tutta questa solidarietà tra musicisti che suonano nei balconi, che ne pensa? Ma la musica è diventata all'inizio un pretesto, quindi neanche un pretesto forse per sdrammatizzare, questo lo posso anche capire, quelli che si mettevano in terrazza a cantare O Sole Mio. Ma chiaramente, infatti, quella per fortuna quella cosa è scemata, perché altrimenti probabilmente sarebbe intervenuto l'esercito prima o poi. Allora, Poi quello l'abbiamo contestualizzato. Allora, quello, ok. il concerto. Naturalmente, scusami, fammi perché qua ci sono un po' di parentesi da fare, quindi scusami se ti interrompo ogni tanto, ma una questione è l'amore nazionalista, quello vero, quello bello, diciamo, di appartenenza, che forse è una cosa che ci manca ed è stato bello vedere quel momento, naturalmente, delle persone comuni, no? Che cantavano Sole Mio, come dicevi tu. Un conto sono i musicisti professionisti che un giorno sì e l'altro anche fanno dei concerti in streaming live. E quindi volevo sapere dal tuo punto di vista di questo cosa ne pensi? Allora, ci sono delle persone che lo fanno regolarmente da sempre e quelli magari fanno delle dimostrazioni, siamo abituati a vederli, ci sono alcuni colleghi chitarristi che
spesso mettono, non solo chitarristi, spesso mettono dei video, ma quelli siamo abituati, probabilmente anche, non lo so come sia la loro carriera, comunque da un punto di vista concertistico, però almeno approfittano di questo mezzo per farsi quantomeno, dare una visibilità. Il concerto intero fatto da concertisti in casa, no, io quello proprio no, insomma, non esiste. Come fai? Cioè, suonare, cioè, già facciamo fatica a studiare da soli, ma figurarsi fare un concerto senza l'interazione del pubblico. Cioè, il pubblico cambia radicalmente la nostra esecuzione, che può diventare molto più bella o molto oppure molto più sofferta. Noi quando saliamo in palcoscenico non siamo come quando siamo tra quattro mura, così, anche se magari c'è una buona acustica, perché magari c'è un po' di riverbero nella stanza è favorevole, però siamo chiusi in una stanza. Noi abbiamo bisogno di interagire con il pubblico. Senza pubblico non valiamo niente come concertisti. Allora andiamo a incidere dischi, facciamo altre cose, altre attività, ma Certo. dobbiamo assolutamente interagire con il pubblico, perché il pubblico ci dà e noi riceviamo molto dal pubblico e speriamo di dare anche noi, perché è uno scambio energetico costante. Io trasmetto un'emozione, ma nel frattempo l'emozione che prova qualcuno ascoltando mi torna e mi trasforma, mi cambia l'esecuzione. E questo può essere fatto solo con il pubblico davanti. Massimo, Senza pubblico. vorrei collegarmi a quello che dici attraverso un'altra provocazione che ci ha lanciato Alessandro Garofalo la scorsa settimana. Ci ha parlato di un tweet il quale diceva: se pensate che l'arte non serve, gli artisti non servono a niente, provate a stare in quarantena due mesi o 3 mesi senza libri, senza musica e senza cinema. Allora, l'altra provocazione che ti vorrei fare, Massimo, è: ma se noi musicisti in questo periodo fossimo stati un po' più in silenzio, non sarebbe stato un grido molto più forte invece di esasperare la situazione attraverso dei continui live? E attenzione, voglio aprire e chiudere parentesi, il live intendo, quindi non il video su YouTube dei nostri concerti che abbiamo fatto in passato, eccetera, quella è un'altra cosa, ma No, la diretta. questi live in diretta, esattamente, non sarebbe stato un grido il silenzio molto più forte? Sicuramente, sicuramente. Sarebbe stato emblematico anche per chi è addetto ai lavori, diciamo, a livello ministeriale, perché a un certo momento il silenzio degli artisti è una saracinesca che si chiude sulle sensazioni, sulla bellezza, su quello che di più bello si può provare. La musica ci trascina, la pittura, la scultura, il teatro, l'opera. Adesso ne senti di tutti i colori da questi grandi esperti, senza, per carità, fare polemica, però non si può fare. Il teatro si fa a teatro, non si può fare in luoghi chiusi e senza pubblico. Cioè, qualcuno, come il caro amico Enrico Stinchelli, dice che fare l'opera in streaming è da onanisti, e tutto sommato siamo d'accordo, perché noi, tornando al discorso di prima, è tutta un'interazione. La gente paga il biglietto e viene a sentire te perché vuole avere qualcosa da te, vuole tornare a casa con una bella sensazione, vuole tornare a casa con un'emozione nuova. E quindi il paradosso che fai tu sarebbe stato, probabilmente sarebbe stato accolto come un'emergenza non avere più spettacoli di qualsiasi genere, né tramite i social, né tramite, insomma, queste dirette, queste cose. Questo sarebbe stato la risposta migliore. È solo che purtroppo
è andata in modo molto diverso perché presi dall'emozione, del momento, tutti si sono sentiti in dovere di trasmettere qualcosa. E io lo capisco, anche se lo approvo in piccolissima parte, perché bisogna lanciare il messaggio che la musica appunto si ascolta solo dal vivo e non esiste niente altro. Prova a immaginare uno che si è comprato uno Stradivari, uno strumento che insomma sappiamo, a parte il valore economico che sei milioni e milioni di euro, ma il suono meraviglioso. E lo vai ad ascoltare da un telefonino, per quanto di buono di marca sia, per se sia un iPhone o qualsiasi altra cosa, non puoi. Cioè, anche l'emozione di quel suono lì la devi sentire solo con le tue orecchie in una sala deputata ad ascoltare quella. Certamente, sì, pienamente d'accordo. Fra l'altro si integra tutto questo. Io ho un'immagine fissa di te, però ti sento, Massimo, quindi credo sia sempre dovuta alla connessione un po' lenta. Tu mi senti bene? Vabbè, ti sento bene e anche mi vedo muovere. Ah, ok. Allora magari Allora è mi vedo solo il... solo io, non importa. Ma non importa, guarda, se tutti sentono, spero di sì, continuiamo tranquillamente. E, dicevo, fra l'altro, questo è un argomento complesso, che adesso magari abbiamo dato questo input, però, perché penso che qualcuno di noi possa anche rifletterci. C'è anche una parte, diciamo, di etica professionale, c'è anche una parte, diciamo, di professionalità, cioè non abbiamo visto, che so io, degli architetti con i progettini ogni giorno nuovi da regalare a non so chi, no? Cioè, Esatto. devo dire che la nostra professionalità è un po' venuta meno. Vedo che mi dicono che si sente bene, questo mi fa piacere. Quindi il senso anche del paradosso che abbiamo lanciato come provocazione, cioè il silenzio dell'arte, potrebbe essere sicuramente stata un'arma molto più vincente per un momento così drammatico, dove abbiamo anche diciamo una dirigenza politica che non si sta occupando praticamente del No. nostro settore, ma soprattutto al di là dell'occuparsi o meno con qualche mini decreto, eccetera, eccetera, il problema, a mio avviso, è il silenzio assoluto, in questo caso un silenzio molto, molto più assordante che i nostri leader politici hanno nei confronti della musica, della cultura. Cioè non sentiamo mai neanche citarla, no? Almeno vorremmo sentire citare che la musica e la cultura è importante in questo paese. Te che ne dici? Beh, sai, probabilmente nessuno di questi è mai stato a teatro, nessuno in questi, cioè, mi piacerebbe pensare che almeno qualcuno, ma non credo più di tanto, se non se ne fa, se non hanno delle uscite importanti per quanto riguarda appunto questo, no, noi musicisti, noi artisti dello spettacolo, vuol dire che non sono gente che non è abituata, purtroppo, a avere rapporti con il mondo dello spettacolo, con la musica, il teatro. Ma come si fa? No, Cioè, non come ti si fa sembra? anche a dire che bisogna che i cantanti lirici devono cantare con la mascherina, o che gli attori devono recitare con la mascherina, ma dove siamo? Non è una cosa che non ha alcun senso. Sì, non ti sembra emblematico il fatto che appunto non si senta mai, almeno io non so voi, se c'è qualcuno che ha sentito qualcosa. Io sto parlando dei leader politici di qualsiasi colore politico, che dicano una volta in una trasmissione, che ne so, a Porta a Porta, quanto importante è la cultura del nostro paese, sempre quando non la utilizzano pensando che la cultura sia il cibo, cosa che va benissimo, ma anche lì potremmo aprire un altro discorso molto lungo, Massimo. Al di là che a noi piace mangiare e bere, però cioè in sto paese ormai cioè, si parla di cultura, del cibo e basta. È Esatto. importante, per Territorio carità, legato al cibo, ma per sempre. carità, importantissimo, importantissimo.
e nessuno toglie, anzi, il paese dove si mangia meglio in assoluto. Noi lo sappiamo che viaggiamo, lo sappiamo e quando torniamo ne siamo veramente felici. Però diciamo che la cultura è anche qualcos'altro, no? Cioè, partirebbe da un Infatti. altro tipo di elemento, no? Che è quello Infatti. dell'arte. Senti, comunque, questo è un discorso, fra l'altro, che sì, mi è piaciuto discutere con te perché è un discorso che dovremmo iniziare un po' a portare nell'etere e far girare, no? L'idea anche che qualche volta il silenzio è più importante del baccano, del gridare, no? Quindi questo, diciamo, è un elemento che vogliamo lanciare io e te, no, Massimo, che ne dici? Molto volentieri, molto volentieri. Esatto. Adesso che ci stiamo arrivando in conclusione, Massimo, vorrei sempre, come sempre io, tu sei il secondo dopo Alessandro Garofalo, voglio sempre concludere con, diciamo, una situazione di positività. Tu hai tirato fuori dal tuo cassetto nel lockdown delle cose che dovevi fare da tempo, le hai sviluppate e probabilmente le sentiremo nei prossimi mesi sicuramente a teatro. Volevo dirti, secondo te questo lockdown ci ha dato un po' a tutti noi l'opportunità di essere più creativi, come abbiamo accennato con Alessandro, ma nel tuo caso te lo chiedo da musicista? Secondo me, sai, io parlo del mio microcosmo, sì, cioè noi artisti abbiamo bisogno di isolamento per produrre, per creare, abbiamo Scusa che bisogno un po'. cito una frase, invitano sempre Farinetti, mai un artista. Farinetti, sì, certamente è stato sicuramente importante, Socrates lo dice, sicuramente è stato importante nel mondo dell'invenzione imprenditoriale, Del Made in Italy, chiaramente. certo. Ma Sì, giustamente sei appunto. emblematico, certamente, cioè l'aspetto culturale vero viene sempre, diciamo, sempre un po' messo. Forse allora lì ci sarebbe anche un'altra argomentazione da estrapolare. È anche un po' colpa degli artisti, eh? Non totalmente, ma c'è anche una parte di colpa degli artisti che, insomma. Ogni tanto non dovremmo stare in quest'aurea radical chic e un po' venire fuori e essere meno, diciamo, chiusi nei confronti di un mondo contemporaneo che è a una velocità molto superiore di quella dei Sì, musicisti, soprattutto certo. musicisti classici, intendo. Certo, Quindi ma c'è. io credo che in questi anni si siano fatti dei passi avanti, Sì. molto significativi. Abbiamo dei grandi esempi, insomma, nella nostra musica. Adesso il famoso crossover, insomma, ormai regna tra i compositori. E comunque. Sì, certo. Mi è molto piaciuta l'idea proprio quella del silenzio, comunque, perché a volte quando si crea un silenzio si creano delle domande. Ma Si fanno delle domande. guarda, diciamo, quando io, sai che ho avuto la fortuna di studiare con un grande maestro come te, con alcuni grandi maestri, e mi ricordo Alberto Ponce a Parigi che mi ha detto e ci diceva sempre: il silenzio nella musica è la cosa più importante. Il valore del silenzio è una cosa straordinaria. Pensa anche, non so, beh, qui andremo nel tecnico, naturalmente, siccome è una conversazione, non lo facciamo, però anche dare il giusto valore alle pause, lasciare che una nota finisca, poi c'è una pausa, poi ricomincia un'altra nota. Ecco, è una cosa che cioè, che dobbiamo assolutamente fare questo, cioè non possiamo, viviamo in un momento in cui si corre tutti, chi è il più bravo è quello che va più veloce. In realtà il più bravo per me è quello che rispetta la musica e quindi anche il momento di pausa, il silenzio tra un tempo e l'altro, la concentrazione. È una grande cosa questa Massimo, e vorrei aggiungere, se mi permetti, che il silenzio è un momento magico nel momento in cui lo facciamo con le persone, con il pubblico,
no? Quindi questo viene meno, ritornando al discorso che abbiamo fatto prima, quando suoniamo in streaming, insomma. Guarda, ti dico un episodio che mi viene in mente proprio in questo momento. Ero a Albury e ho accettato di fare come unico, diciamo, straniero, ma essendo in Australia, c'è stato un mega concerto a Albury in Australia, per trovare fondi per i bushfire. E mi ricordo che c'erano naturalmente ensemble con, diciamo, una pressione sonora diversa da una povera chitarra. A un certo momento sono andato su io e non ho voluto suonare forte subito in modo tale da... Ho suonato come era scritto sulla partitura e si è creato un silenzio che anche 2 o 3 giorni fa mi è arrivata una mail di persone che si ricordavano ancora quel silenzio. Questa è una bellissima metafora anche di vita che dovremmo tutti noi musicisti imparare riguardo all'esasperare il web di streaming. Possiamo terminare con un brindisi sul silenzio, perché il silenzio Eh è sì, magico. Che ne dici, lo Massimo? è, lo è, assolutamente. Allora, io alzo il calice, io vedo una tua immagine ferma, non so se tu hai il vino, io vorrei che... Ce l'ho, ce l'ho, Bene, allora ce idealmente l'ho. facciamo un Spero che brindisi lo con tutti vedano voi tutti. e ci vediamo Evviva! il prossimo venerdì con un altro ospite nel mondo della cultura che vi annunceremo nel weekend. E ringrazio Massimo Scatolin per le sue parole sicuramente interessanti su cui possiamo riflettere anche questa settimana. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo la prossima Grazie a voi. settimana. Ciao Massimo.